Ragazzi cari, buonasera a tutti. Eccoci qui con una nuova puntata dei consigli del Ciarcia. Questa volta, come vedete, iniziamo a fare sul serio. Negli episodi, se così possiamo definirli, precedenti, vi ho spiegato un po' quella che è la meccanica di una Mini 4WD, varie ed eventuali per affrontare al meglio una manche. Vi ho spiegato quelle che sono le tre principali categorie con le relative sottocategorie. Adesso andiamo ad affrontare un qualcosa che è veramente molto 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 importante e che sinceramente non ho visto su internet, sui vari Instagram, eccetera, una tipologia di tutorial così, se così possiamo chiamarlo. Quindi spero che apprezziate e che soprattutto vi sia utile. Di cosa andiamo a parlare quindi, ragazzi, oggi? Ta-da! Di motori. Eccoli qui. Allora, ragazzi, innanzitutto vi specifico subito subito una cosa. I motori delle Mini 4WD si distinguono, come sappiamo, in motori per telai pro, che sono, o meglio, che per appunto questo è un Hyper Dash Pro, versione Taiwan 2020, e come potete vedere è facilmente riconoscibile perché ha il doppio albero, o meglio, ha l'alberino di trasmissione lungo, con all'estremità i due pignoni, ed è appunto un motore che va nei telai pro, quindi MS, MSL, MA. Ovviamente poi ci sono i classici motori con un solo pignone che sono per tutti i vari telai old, Super 2, TZ, VX, CVX, Super X, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa voglio farvi capire oggi? Allora, innanzitutto ho fatto una piccola rappresentazione stilizzata di quello che sarebbe il motore visto da così. Ed eccola qui. Così vi spiego un attimino due concetti fondamentali. Cercherò, come al solito, di essere conciso, rapido, senza andare ad utilizzare terminologie particolari, perché a me interessa che voi capiate, ok? Allora, immaginiamo di poter aprire un motorino, ma potete farlo tranquillamente, insomma, se avete un motore che è andato, che è bruciato, lo potete aprire in sostanza per capire come è fatto. Possiamo notare che è composto dalle seguenti parti. Allora, se non erro, ora do una piccola parentesi, dovreste vedere anche il video non specchiato, quindi dovreste vedere realmente quello che guardo io. Forse ci sono riuscito. Allora, questa parte che vi sto indicando con la penna sarebbero ovviamente le alette, quelle parti dorate che appunto escono dal motore, che vanno sui contatti. Il motore sezionato sarà composto quindi da questa che è la calotta. Qui e qui troveremo le calamite. Questo cerchio che vedete più grande sarebbe il rotore dove ci sono praticamente gli avvolgimenti, i fili di rame, per capirci. Questa parte che vedete circolare più piccolina non è altro che il collettore. Allora, cos'è che non vi ho elencato in questa descrizione? Questi rettangolini rossi. Che cosa sono? Sono i famosi carboncini. Carboncini in grafite che hanno appunto la funzione di andare a toccare, quando appunto c'è l'elettricità, questa parte circolare che per l'appunto si chiama collettore, come specificato in precedenza. Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa. I motorini per le Mini 4WD
Sono di due tipologie fondamentalmente, con carboncini e senza carboncini, quindi brushless e con i carboncini. Motori senza carboncini sono ad esempio il Light Dash. Se voi aprite, scoprirete che non ha i carboncini, ma ha delle lamelle che toccano direttamente sul rotore. Invece ci sono motori come Jet Dash, Ultra Dash, Power Dash, Hyper Dash, eccetera, 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 che hanno per l'appunto questi carboncini, che sarebbero questi rossi. Allora, che cosa succede? Quando questi carboncini sono nuovi, hanno una forma che praticamente assomiglia a un quadratino, a un rettangolino, se vogliamo essere più precisi. Cosa succede? Siccome questi carboncini sono praticamente attaccati a questo anelletto che vedete che sarebbe il rotore, quando questi vanno a toccare, non hanno, quando sono nuovi, una forma perfettamente sferica, sono diciamo rettangolari. Quindi cosa succede? Che quando vanno a contatto toccherà solamente una piccola parte di ogni carboncino sul rotore. Tant'è vero che voi, quando i motori sono nuovi, potrebbe capitare che verificherete all'interno del motore delle piccole scintille e avrete comunque il motore che non avrà la sua massima resa, perché anche a livello di conducibilità non sarà il massimo. Quindi, sostanzialmente, che cosa succede? Che in questo caso bisognerà fare in modo che i carboncini, quindi questi rossi, vadano ad assumere la stessa ed identica forma del rotore. Quindi questa parte qui dovrà diventare sferica e lo stesso questa qui. Perché questo procedimento? Perché praticamente questi carboncini più andranno ad assumere la forma del rotore e più il motore avrà un'efficienza maggiore, anche in termini di prestazioni. Quindi sostanzialmente quando questi carboncini raggiungono perfettamente la forma di questo rotore, ovviamente nella parte interna, quella che tocca, avremo il momento di massima resa del motorino elettrico. Cosa bisogna fare affinché questo avvenga? Il famoso rodaggio. Parola che spaventa. Parola che spaventa perché? Perché io ho sentito tantissime persone che dicono: ci sono tanti racer che sono cattivi. Non dicono proprio cattivi, però voglio evitare di essere volgare. Non dicono niente, non dicono i segreti, non dicono qua, non dicono come si fa il rodaggio, non dicono questo. Allora, ragazzi, innanzitutto il rodaggio. Ci sono tantissime tipologie di rodaggio, c'è il rodaggio attivo, c'è il rodaggio passivo, c'è il rodaggio fatto nel liquido, c'è il rodaggio fatto a secco. Cioè, in realtà, ragazzi, le metodologie per rodare sono tantissime. Cioè, non è che ci limitiamo ad una sola tipologia. E ogni racer ha trovato, dopo, o meglio, diciamo così, la maggior parte dei racer che sono al top hanno trovato la metodologia giusta per rodare, o meglio, per dare la massima efficienza ad ogni motorino elettrico. Detto questo, io che cosa faccio quest'oggi? Vi consiglio un sistema di rodaggio che è proprio veramente tra i più semplici che c'è, anche a livello di costi, e soprattutto garantisce un risultato discreto. Sicuramente avrete un incremento di prestazioni rispetto a quando il motorino è stock. Qual è il metodo giusto? O meglio, perdonatemi, non il metodo giusto, però qual è il procedimento che io personalmente ritengo più corretto da fare? È il seguente. Allora, un motore, quando voi lo aprite, avrà prestazioni sicuramente diverse
dal motore che avete accanto, se ne avete più di uno. Sostanzialmente, questo che cosa voglio dire? Che tutti i motorini sono differenti fra di loro. Se voi comprate una scatola da 12 motori di qualsiasi annata, 2020, 2019, 2022, chi se ne importa? Io sto parlando in generale, ragazzi, e non di questo specifico. Avrete motori che hanno prestazioni differenti, completamente differenti fra di loro. Perfetto, e questo penso che sia chiaro. Purtroppo questo è dettato da diversi fattori, appunto da come nasce il motore, dalla potenza delle calamite interne. Ci sono tanti fattori che fanno sì che un motore sia migliore di un altro in termini di RPM, quindi di giri complessivi, in termini di coppia e in termini di assorbimento. Fondamentalmente questi sono i tre parametri che bisogna tenere in considerazione di un motore e bisogna fare in modo che, diciamo, questi parametri siano il più, come posso dire, il più equilibrati possibili. Vi faccio un esempio: se un motorino ha tantissimi RPM, quindi a tantissimi giri, ma a una coppia molto bassa, sarà un motore che difficilmente sarà buono da utilizzare in piste miste perché ha una ripresa minore. Automaticamente un motore che ha una coppia molto alta, ma dei giri molto buoni, sarà magari più consigliabile da utilizzare in piste che siano con un bel misto e poco dritto. Oppure se avete un motore che è particolarmente potente, una buona coppia, ma assorbe tantissimo, sarà un po' più complicato utilizzarlo in piste che sono molto molto lunghe. Quindi sostanzialmente il concetto è che più motori si hanno, meglio è, perché avendo caratteristiche differenti, voi sarete in grado, dopo averli rodati, di poter selezionare quello che è più congeniale al tipo di pista che state per affrontare. Questo è giusto per farvi capire un po', insomma, qual è la situazione. Un consiglio che mi permetto di darvi è questo qua, per non dilungarmi più di tanto. Allora, se tutti ormai abbiamo uno smartphone, questo è chiaro, scaricate l'applicazione Giri. È un'applicazione che si chiama Giri. È un'applicazione che praticamente vi permette, lavora tramite frequenze. Vi permette, una volta che il motorino è in funzione, collegato, quindi quando questo girerà, e dopo vi faccio vedere come bisogna fare, vi darà una stima di quelli che sono gli RPM di quel motore. Per verificare se magari un rodaggio è riuscito o no, ovviamente voi che siete nuovi, potreste fare così: vi scaricate l'applicazione Giri, il motore lo scartate da nuovo. Fate i collegamenti che dopo vi dirò, insomma, lo mettete in funzione e vi segnate con una penna quant'è il valore degli RPM che vi dà sull'applicazione. Dopodiché voi farete il rodaggio, che adesso vi consiglio, e dopo aver fatto tutto il procedimento rifate la stessa cosa, rimettete il motorino in funzione e riaprite l'applicazione Giri e noterete che il numero degli RPM sarà sicuramente maggiore rispetto a prima. Ok? Questo ci metto la mano sul fuoco. Poi ripeto, ci sono metodi che sono decisamente migliori di altri, ma non sta a me dirlo questo, perché ogni persona poi dovrà affinare il suo metodo personale. Una cosa che vi voglio dire però è questa. Purtroppo, come appunto vi stavo dicendo, i motori l'uno dall'altro hanno delle prestazioni molto molto diverse, perché parliamoci chiaro, ragazzi, cioè questi sono motorini che a livello qualitativo lasciano tempo che trovano, cioè questo è un motore che costa 4-5 euro, cioè alla fine che c'ha sto motore? Cioè è un motore che Calotta, Alberino, Carboncini, cioè non è che sono motori ad esempio come quelli delle macchine a scoppio 110 che costano 300, 500, 700 euro, che sono comunque motori che hanno una resa ok,
ottimale con determinati valori dichiarati, eccetera, eccetera. Sono motorini molto commerciali, quindi sostanzialmente vi può capitare già dalla nascita un motore, da quando lo scartate, per capirci, un motore più prestante o un motore meno prestante. Comunque, detto insomma un po' queste cosine, allora vi do questo consiglio qua. Allora, io utilizzo per fare il rodaggio una funzione che è quella del mio caricabatterie. Questo è un Poveron, dove praticamente che cosa succede? Voi andate ad esempio su MISC, andate su Motor, questo praticamente ha il break-in che è incorporato. Il break-in non è altro che una funzione che ti permette di rodare il motore andando ad assegnare il tempo che voi volete in secondi e il voltaggio che volete dare al motore mentre gira. Allora, vi specifico una cosa, ovviamente non è che vi serve questo caricabatterie per poterlo fare, cioè volendo voi potreste tranquillamente prendere un portabatterie singolo stilo, dove ovviamente alle estremità ci sono là un polo positivo, un polo negativo, saldate due fili possibilmente fatti in questo modo, comunque che abbiano dei coccodrilli che voi andrete a connettere sulle rispettive alette del motore, cerco di allontanarmi un po', e poi collegare, diciamo, le altre estremità le avrete già saldate al portabatterie, ci mettete un astillo dentro al carina ed ecco là che il motore parte con un voltaggio bassissimo, un volte due potrebbe andare benissimo, non succede nulla. Ovviamente è normale che è una cosa un po' più spartana rispetto ad un aggeggio del genere, dove ti puoi regolare il tempo, il voltaggio, è normale. Però vi ripeto, queste cose che, cioè, ve la faccio breve, cioè, se voi avete questo, non è che vincete, cioè, non è questo che vi fa vincere. Voi potete vincere anche con sistemi più rudimentali, sostanzialmente. Quindi non vi focalizzate troppo su quella che è l'attrezzatura, ma focalizzatevi di più sul contenuto, su quello che dovete fare, sul capire perché bisogna fare determinate cose. E per quanto riguarda la metodologia, io vi consiglio di prendere il famoso petrolio bianco o lampante, di cui avevamo già parlato per sbloccare i cuscinetti. Lo mettete dentro un boccaccetto così di vetro. Lo riempite per circa 3 cm in maniera tale che il motore riesca ad andare completamente dentro. Fate tutti i collegamenti che dovete fare e fate partire. Fate girare il motore in senso orario per 5 minuti con un voltaggio che va da 0,8 a un massimo di 1,2 V. Al massimo, proprio non esagerate. Il voltaggio deve essere sempre basso, perché comunque i carboncini devono rodarsi e devono prendere la forma in maniera graduale. Se voi sforzate troppo, si surriscaldano e non vanno a deteriorarsi nella maniera più opportuna. Detto questo, una volta che avete fatto 5 minuti in senso orario a mollo, tirate fuori il motorino, lo sciacquate per bene e lo fate rigirare per altri 5 minuti a secco, su un panno, senza nulla. Fatto questo, fate la stessa operazione, quindi sia a mollo che fuori, invertendo la polarità, cioè passando da positivo negativo a negativo positivo. Ovviamente il motorino gira al contrario, ma tranquilli che non succede niente se fate sempre un voltaggio basso. Una volta fatta tutta questa operazione, non dovrete fare altro che sbattere un po' il motore, pulirlo per bene dal liquido che abbiamo ottenuto dentro il boccaccetto di vetro, quindi dal petrolio, lo asciugate per bene e io vi consiglio senza dubbio questo prodotto qui. Vi ripeto, io come avete visto, non è che faccio pubblicità oppure consiglio una cosa al posto di un'altra, perché non mi interessa niente. A me interessa darvi dei contenuti, però questo qua tanto lo conoscono tutti. È uno sbloccante oleoso per contatti elettrici. Molto molto valido, si chiama 52 ed è della marca UMD.
da abbinare volendo anche un bel K6 della marca Draycott, K6X rosso. Sono, diciamo, gli sbloccanti più comuni utilizzati per questi motorini. Quindi voi, dopo che avete fatto il rodaggio, spruzzate un po' di questo VMD sia sulla boccolina qui che in questa parte, mi raccomando poco, fate girare un po' a mano il motore e poi noterete che, prendendo i valori con giri, gli RPM sono aumentati tantissimo. Come vi dicevo, non bisogna tener conto solo degli RPM, bisogna calcolare anche la coppia, bisogna calcolare l'assorbimento, però diciamo come inizio, già che voi riuscite ad incrementare la potenza del vostro motore, già è un passo in avanti, anche perché ricordatevi che non è, cioè il Mini 4VD non è soltanto motore, una volta che voi andate a potenziare il motore, automaticamente dovrete modificare il setting. Perché un setting che va bene con una determinata potenza di un motore non andrà bene con una potenza maggiore dello stesso. Per quanto riguarda, diciamo, quello che è il motorino e il sistema di rodaggio, io penso che per oggi possa bastare, ragazzi. Poche nozioni, però spero sostanzialmente di essere stato chiaro. Per qualsiasi cosa, ovviamente, scrivetemi. E spero, insomma, di essere stato utile. Vi ringrazio e ci sentiamo presto con la prossima puntata. Un abbraccio a tutti e buon riposo. Ciao ragazzi.